Pronti? 3, 2, 1, via. Ecco, bentrovati, riprendono le trasmissioni in diretta di TV Radicale e le riprendono con un collegamento importante che abbiamo con la sede dell'Associazione dei Radicali di Caserta, l'Associazione Radicale di Legalità e Trasparenza, e vediamo una sede super affollata. Intravediamo Luca Bove, che è il segretario dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza, e Luigi Mazzotta, ma anche altri compagni, che è il segretario, il co-segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, ma anche altri compagni. Chi fa le presentazioni del gruppo, ragazzi? Bene, allora sono io che intervengo. Buonasera a tutti. E abbiamo qui Luca Bove, che è il segretario dell'Associazione Legalità e Trasparenza. Ezio De Rosa, che è il tesoriere dell'Associazione Legale del Trasparenza per Caserta. Poi abbiamo Filippo Vettone, che è oltre che essere un militante, un altro iscritto sempre dell'Associazione della Legalità e Trasparenza. Poi abbiamo Riccardo Custuti, che è un membro del Consiglio Nazionale del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, Francesco Tramontano, che è un altro grande pilastro dell'Associazione della Grande Napoli, e poi c'è Gian Roberto Zampella, che è il tesoriere della cellula Cosciù di Caserta. Quindi un gruppo foltissimo di compagni radicali. Come mai questa riunione? Perché è stata convocata e chi sono gli assenti soprattutto? Guarda, io avevo chiamato anche gli altri due segretari dell'associazione a Napoli, già domenica scorsa, mi avevano dato l'ok per questo nostro incontro. E poi, insomma, ho avuto un forfait, ecco, cioè chi non era disponibile perché era partito e chi, insomma, non è potuto poi venire. E ho chiamato anche Gianni Romano, che mi diceva che lui non era molto d'accordo per fare questo incontro, questa iniziativa dell'anagrafe degli eletti, farlo a Caserta, perché poi l'Associazione della Grande Napoli è stata, diciamo, un'associazione che ha dato la spinta, ha acceso il motore su questa iniziativa, ma io sinceramente non credo che questa sia una ragione per non poter venire qui a Caserta e incontrarci e magari anche fissare degli ulteriori appuntamenti che ci potranno Anche perché oggi siamo a vedere. Caserta, magari domani Sì, poi saremo oggi siamo a a Napoli. Caserta, domani possiamo essere a Casal di Principe, non lo so, dopodomani a Benevento, io così, insomma, credo che sia questo tipo di iniziativa, perché abbiamo veramente la possibilità, tra l'altro, poi di entrare in collegamento e anche conoscerci, no? Attraverso la figura di Gatti. Altri ci possono vedere e possono sapere le nostre iniziative, come si svolgono, che tipo di indirizzo prendono. Quindi io credo che è un motivo di partecipazione da parte di tutte le associazioni di poter confluire sempre, dare man forte ed essere, diciamo, sempre più uniti per occuparci poi di situazioni che ci legano dal punto di vista regionale. Quindi, quindi, insomma, ora. Roberto, ricordiamoci anche Michele Mineri di Avellino, in collegamento via Skype, Sì, eh? lo Magari potete fare voi il quando collegamento via Skype con solo audio, magari. Sì. Ok, ora lo contattiamo. E no, solo che già è collegato, se no, non riuscite a farlo perché siete collegati con me, naturalmente. E magari nel momento in cui vuole intervenire, se mi dà il suo contatto Skype, lo aggiungo e in quel momento passiamo in solo audio. Ok, te lo do subito. Allora, ragazzi, abbiamo detto che ormai mi dispiace che non ci sia Luigi Fuggiuela, col quale abbiamo avuto un collegamento la settimana scorsa. L'Associazione Radicale di Napoli di Ernesto Rossi è stata in prima linea per la battaglia dell'anagrafe pubblica degli eletti e, diciamo, la campagna ha questo fiore all'occhiello, c'è cioè il fatto che sia stata approvata addirittura una legge regionale che disciplina l'APRE, cioè l'anagrafe pubblica degli eletti. Ecco, un risultato importante a prescindere per tutte le associazioni campane, giusto ragazzi? Cosa ne pensi, Luca? Assolutamente sì, è una cosa molto importante. La Campania è la prima regione in Italia ad aver approvato questo strumento. Speriamo che la cosa va avanti e che non rimanga solo lettera morta, perché come mi ricorderà Luigi, anche a Napoli c'è cioè anche la Repubblica degli Eletti, però per il momento è rimasta una lettera morta, cioè
Ma certo, il comune di Napoli in realtà in pratica non ha una rete pubblica di interessi, anche se ha approvato la svizzera. Poi magari ricordiamo la situazione qui a Caserta che è ancora più critica. Comunque forse tocca proprio a noi radicali ora, tocca a noi radicali campani, che ovviamente non esiste nessuna associazione di radicali campani, ma occorre che tutti i radicali e tutte le associazioni radicali presenti in Campania si riuniscono per mettere pressione ai vari consiglieri regionali per far sì che questa rimanga solo lettera morta e quindi che diventi un vero strumento a servizio dei cittadini campani e a far sì che la regione Campania diventa quel famoso palazzo di vetro che desideriamo i radicali, dove tutto sia trasparente, dove tutte le politiche, tutte le delibere votate, discusse in Consiglio regionale siano resi disponibili e visibili ai cittadini della regione Campania. Noi qui a Caserta stiamo provvedendo a far approvare anche sul certificato degli eletti, non solo a Caserta e dopo ci ritorno magari anche con l'aiuto di Elio e di Gian Roberto, ma lo faremo anche a Maddaloni, ad Aversa e quindi nei principali comuni della provincia di Caserta. 2 settimane fa abbiamo fatto una petizione popolare nel comune di Santa Maria Arrigo, dove abbiamo raccolto più di 40 firme, abbiamo protocollato quelle firme presso il comune, ma lì c'è un altro problema, lì non c'è il regolamento per la petizione popolare, quindi non c'è il limite delle firme da depositare in comune. E quindi anche in quel caso depositeremo il nostro regolamento che deve essere discusso dopo 30 giorni. Quindi, come vedi, Roberto, i processi e i passaggi qui in provincia di Caserta per ottenere qualcosa sono tanti. Noi lavoreremo a far sì che tutti i comuni, il maggior numero di comuni della provincia di Caserta, approvino l'analisi pubblica di Chialotti. Ottimo. Sentite ragazzi, io direi di fare subito il collegamento con Michele Minieri, solo audio, lo aggiungo alla conferenza. Ecco, così vedete anche voi. Ecco, così lo uscite. Ciao Sentite ragazzi, io direi di Michele. fare subito il Sì. collegamento. Michele, mi senti? Sì, sento bene. Ecco, siamo collegati in diretta su TV Radicale e anche in audio con la sede di Caserta. Ecco, stavamo Bene, parlando. bene, io ho seguito fino a questo punto l'incontro. Ah, perfetto, dovresti chiudere l'audio della Web TV però, perché altrimenti abbiamo Sì, ritorno. perfetto, va bene, ho chiuso subito tutto. Perfetto. Ecco, Michele, stavamo parlando con i compagni di Napoli, di Caserta, eccetera, del risultato che è stata l'approvazione della legge regionale sull'anagrafe pubblica degli eletti, un risultato, diciamo, conseguito anche grazie all'impegno di Luigi Fuggiuele e dell'associazione Ernesto Rossi di Napoli, ma che sicuramente costituisce un fiore all'occhiello per tutte quante le associazioni napoletane, visto che è un risultato importante per l'intera regione. Cosa ne pensi? Beh, io in verità ho seguito più che la via, diciamo così, politica, come dire, rappresentativa, insomma, cioè, voglio dire, fare l'approvazione attraverso, come dire, la ricezione, le firme, i protocolli, i consiglieri, cioè, chiaramente poi bisogna vedere, bisogna fare un'indagine sul livello di consapevolezza e coscienza, ma non per questo non lodo, non apprezzo l'iniziativa, insomma. Bisogna capire quanto praticamente poi va questa iniziativa a inserirsi nel vissuto e nella pratica di quello che noi intendiamo come stiamo intendendo come anagrafe pubblica degli eletti. Per quanto mi riguarda, insomma, ho cercato di proporre con l'ausilio, diciamo così, di diversi compagni avellinesi, prima delle elezioni, diciamo, ci ho lavorato un 3 o 4 mesi, cioè, è venuto tra l'altro Verdi, Cappato, per indire 3 referendum, tra cui quello dell'anagrafe degli eletti. Praticamente abbiamo raccolto su 3.000 che ne dovevamo raccogliere all'incirca 1.000 per ogni referendum, gli altri due erano praticamente le unioni civili, il riconoscimento delle unioni, diciamo così, civili, e a prescindere, insomma, dalla connotazione sessuale e parentale. E poi c'era praticamente
insomma, registro la possibilità di praticamente fare un testamento, insomma, il proprio testamento biologico al comune. Insomma, sta cosa, con questo lavoro, questo impegno, ha avuto un certo riscontro. Naturalmente, ci siamo resi conto che è possibile, cioè come dire, la realtà referendaria è ancora attualissima, anche se ormai pare che è diventato qualcosa nella coscienza più dei politici che della gente di desueto e di superato. Cioè, come se a un certo momento la punta più avanzata della possibilità espressiva dei cittadini possa diventare un qualcosa di desueto, insomma. Quindi in questo caso, infatti, stiamo pensando di riprendere l'iniziativa a settembre sulla base di un lavoro e di una sollecitazione popolare, almeno uno dei tre, con ogni probabilità proprio questo insomma, che riguarda l'anagrafe degli eletti, di farlo praticamente diventare una sorta di strumento, come dire, attivo e diffuso, insomma, ecco. Beh, mi sembra ottimo il lavoro che stai portando avanti ad Avellino. Intanto ci saluta in chat Rodolfo Viviani, il quale si scusa per non aver potuto partecipare a Caserta, diciamo, ma ha avuto sostanzialmente delle incombenze familiari alle quali non poteva dire di no, però ha assicurato che da domani si rimette all'opera per il progetto anche di TV Radicale. Tra l'altro ha preannunciato in diretta sulla chat la sua iscrizione all'Associazione Radicale Telematica TV Radicale che andremo a costituire a settembre. Quindi Rodolfo è il numero 17, se l'è scelto da solo, il 17esimo iscritto. Speriamo di arrivare presto ai 25 che ci permetterebbero anche di esprimere un nostro rappresentante nel Comitato Nazionale. Voglio ricordare che oggi in diretta abbiamo raccolto le iscrizioni di Giuseppe Rippa, Alessandro Massari, Carlo Loi, Riccardo Macchioni da Modena, Salvatore Antonacci da Lecce e Rodolfo Viviani adesso da Napoli. Va bene, approfitto per iscrivermi pure io, insomma, mi fai Oh, capire. sei Dici un un po' grande perché allora come mandare mettiamo qualche soldo, insomma. sei iscritto a Radicali Italiani anche, giusto? Sì, sono come dire, devo completare la radicalizzazione, però sono iscritto, insomma, ecco. Perfetto, Però perfetto. ho Allora, tutto il pacchetto, diciamo così. adesso sentiamo Però cosa dicono i compagni che stanno a Caserta. Chi si iscrive? Allora, io volevo iscrivermi, ma volevo aspettare un paio d'ore. Va bene, va bene. Perché un paio d'ore? Una mezz'oretta volevi aspettare. Scriviamoci, Ma c'è dai. bisogno di dirlo apertamente in mailing list, oppure lo dite a me in diretta, allora resta la registrazione. Chi si Ok, iscrive? scriviamo. Tra 2 ore puoi scrivere il mio nome. Tra 2 ore. Cioè, perché tra 2 ore? Perché è più bello così. Allora Roberto, scusami, Sì. prima qui è venuto anche un giornalista, Davide Berto del Corriere di Caserta, e ora c'è un altro giornalista della Caserta, magari se ti vuoi presentare così. Sì, io no, siccome è importante ripristinare il collegamento video, se siete d'accordo io vorrei che voi faceste una domanda a Michele Minieri, che purtroppo non siamo in grado di mantenere il collegamento audio e il collegamento video. Di avere 2 collegamenti video per il momento contemporaneamente, non siamo in grado di rifarlo, in modo da poi chiudere il collegamento con Michele e ripristinare il video nel vostro collegamento, visto che siete in 7-8 lì. Michele, ti volevo chiedere questo: una cosa importante è quello che hai detto sull'anagrafe degli eletti, al di là di questo, per il 15 di agosto, il Ferragosto nelle carceri, avete preventivato qualcosa lì ad Avellino, qualcosa da fare? Ma sì, io praticamente mi sono messo in contatto con Di Giorgio dopo che mi è arrivata la mail e lei mi ha detto che a livello di consiglieri regionali disponibili nell'ambito avellinese dei vari penitenziari avellinesi non ce ne sono stati, non ce ne sono allo stato attuale. Allora, a un certo momento, sentendomi con Luca, mi ha dato un contatto con Salsano di Salerno, e il quale domani mi farà sapere, dato che comunque da lì è partita pure la candidatura di De Luca, il quale poi si è dimesso, insomma, ecco, per dire anche a livello di situazione. Noi comunque ci eravamo aggregati intorno a questa, alla persona di De Luca, per sostenerlo, cioè, per come dire, creare una dimensione di
di crescita politica possibile, insomma, e insomma la cosa che ha fatto alla fine si è dimesso. Cioè, naturalmente a questo punto siamo un po' orfani anche di una dimensione che io stesso ho contribuito a sostenere, insomma, a reggere, e in effetti, come dire, è andata un po' a rotoli, no? Quindi dobbiamo ridisegnare un po' un tracciato, al di là, non per sottovalutare o per screditare o per non considerare l'ambito associativo, però indubbiamente questa iniziativa, così come ce ne sono state anche altre da parte dei compagni di Caserta, insomma, ci fa sempre ricordare che c'è la necessità di, ma io stesso ho sempre ritenuto quanto più è possibile, insomma, allargare la partecipazione e la consistenza, diciamo, di reazioni, insomma, in termini almeno regionali. Quindi ho chiamato Stralsano, il quale praticamente domani mi farà sapere se praticamente ci sarà la disponibilità per il 15, altrimenti appena già martedì tenterò di, insomma, un altro percorso. Però io terrei molto a, sarà questa, se andrà in porto questa del 15, sarà almeno l'ottava volta che io faccio visita, diciamo così, alle cosiddette discariche praticamente sociali che sono i carceri italiani. Quindi è una consuetudine, ma la cosa ormai che dobbiamo auspicare è che questa iniziativa arrivi a qualcuno, perché noi ormai credo che siamo perfettamente coscienti dello stato delle cose. Quindi l'iniziativa deve essere volta, e quindi deve riuscire, e deve avere quanto più, come dire, quantitativamente diffusione possibile, cioè, altrimenti diventa un esercizio di stile, perché, ripeto, ormai si sono attrezzati anche quelli che devono ricevere, cioè, voglio dire, è quasi inconsistente se rimane praticamente un fatto che ci non ha più senso dopo le migliaia e migliaia di volte che siamo andati a visitarli, cioè, insomma. Quindi l'unica cosa è che appunto ci sia una diffusione delle condizioni di che cosa tra i cittadini, di cosa sono le carceri, cosa si vive e cosa è un carcere in Italia, insomma, ecco. Certo. Ecco, ho concluso, vabbè, io vi ringrazio, cioè, purtroppo non sono potuto arrivare, però mi sembra che questo è ancora meglio come mezzo, cioè, alla fine è preferibile non sprecare benzina e tempo e sentirsi anche questo è un modo molto efficace. Ti ringrazio e auguri per appena preannunciato l'iscrizione all'Associazione Radicale Telematica TV Radicale. Ti voglio dire che nello statuto, anzi, se tra l'altro mi dai in diretta la tua email o in diretta o me la mandi su Skype, ti iscrivo alla mailing list, così leggi un po' le discussioni anche sullo statuto che stiamo facendo. Sì, con piacere, perché sai, io penso che non c'è niente da fare, è lo strumento, è la potenza dello strumento, quindi si devono usare queste cose, se no praticamente si perde tempo. Quindi il mio modo, te lo dico subito, è che c'è un po' di difficoltà praticamente. Allora la mia email è m.minieri @agora.it. Agora, un vecchio indirizzo radicale, diciamo così. It. Perfetto, sì. Ti aggiungo subito la mailing list, che è un gruppo di Google, quindi sì, potrai autenticare e a verificare l'email, e poi potrai leggere anche via web tutti quanti i messaggi. Con molto piacere ti saluto i compagni che stanno a Caserta, e sicuramente a più presto. Ok, salutiamo Michele Minieri e ci ricolleghiamo in video con il gruppo che sta a Caserta. Chiedo ad Elio, a Michele, di chiudere la comunicazione e ad Elio di rimandarmi il video se è possibile. Se riesce a mandarmi il video, Elio, un attimo. Ok, intanto ricordiamo, per chi si fosse messo solo oggi, solo in questo momento, all'ascolto e alla visione di TV Radicale, che questa è la quarta trasmissione in diretta di TV Radicale. Come sempre, ogni domenica andiamo in diretta, e è un progetto sperimentale che chiaramente andrà avanti per il momento solo con trasmissioni in diretta la domenica, sperando nel giro delle prossime settimane di riuscire ad organizzare ad approntare per tutta Italia una squadra tecnica tale da consentire anche la messa in onda anche da altri parti d'Italia. Ricordo a chi non fosse riuscito a vedere i programmi durante tutta la giornata che è possibile sul sito www.tvradicale.it già da domani visionare
intanto è possibile visionare tutte le trasmissioni delle domeniche passate, ma poi è anche possibile visionare tutte le repliche di oggi. Intanto rispondiamo a Elio che mi sta chiamando, già da domani sul sito, quindi sarà possibile rivedere tutti i collegamenti che facciamo oggi. Vediamo una bella figura femminile, chi è accanto a te Luca, chi è? Salve, sono Susanna Saline. Come, scusa, non riesco a sentir bene. No, no, basta alzare un po' il tono della voce. Allora, dicevo, sono Cristina Laffarina, scrivo per la Gazzetta di Caserta. Ah, ciao Tiziana, è un piacere, quindi no. Toccherà a te intervistare questi militanti radicali così numerosi nella sede dei radicali casertani. Sì. No, io volevo appunto chiedere ai presenti, anche lei che è in videoconferenza, visto che l'oggetto principale dell'incontro è questa anagrafe degli eletti, qualche dettaglio in più. Allora, guarda, per quanto riguarda Caserta, la situazione in questo modo, c'è Alessandro Battieri, che è un ex consigliere comunale del PD, che ora è passato in gruppo misto, che da più di un anno presenta la mozione per fare disputa in consiglio comunale. Purtroppo dal marzo del 2009 questa mozione non viene mai discussa e i vari consiglieri comunali fanno sempre mancare il numero legale. L'ultima volta è successo una settimana fa, dove noi eravamo lì appunto pure con la TV radicale per proiettare tutto e mandarlo in diretta, ma anche in quel caso i consiglieri comunali non si sono presentati. La colpa è sia del PD e sia del PDL. Ovviamente il PDL fa il gioco dell'opposizione, cioè aspetta prima il movimento della maggioranza per vedere come è per assecondare. Il PD in quel caso ha fatto mancare il numero legale, quindi visto che il PD comunque a Caserta fino a prova contraria fa parte della maggioranza, di conseguenza gli altri si comportano secondo i propri ruoli. Intanto è un anno che a Caserta non si riesce a discutere della madre più pubblica degli eletti. Cioè eravamo lì, abbiamo intervistato sia il consigliere comunale Barbieri, il quale ormai quasi ex del PD, ora del gruppo misto, il quale ha detto comunque che proverà a presentare la mozione al prossimo consiglio comunale, che si doveva avere a settembre, ma oggi sappiamo che si terrà il prossimo 26 di agosto, se non sbaglio, però ovviamente questa è ancora una notizia informale che va confermata. E quindi con lo stesso ordine del giorno, quindi il decimo punto dell'ordine del giorno, c'è sempre una crisi pubblica di diretti. Noi infatti radicali di Caserta staremo sempre lì in aula, magari anche con la presenza di Roberto in TV radicale, per proiettare ancora una volta quella seduta del Consiglio Comunale. Speriamo che almeno venga discussa per sapere quali sono le posizioni dei vari consiglieri comunali a Caserta. Verrà approvata, noi ce lo auguriamo, che sarebbe molto bello che Caserta comunque si fornisse di questo strumento. Le principali finalità di questa sappiamo tutto di uno strumento importante analisi di diretti, quindi rendere tutto pubblico, rendere tutto trasparente, visibile ai cittadini attraverso registro su internet, ma soprattutto rendere pubblico anche i guadagni dei vari consiglieri comunali, sapere quanto guadagnano, il loro giro di presenza, quanto vengono pagati. Ma attenzione, c'è anche una legge nazionale la quale prevede che ogni consigliere comunale di un capoluogo di provincia è obbligato a consegnare il proprio 740 al consigliere comunale. Se non fa questo, il presidente del consiglio comunale è obbligato a presentare il consigliere comunale. La terza non succede. Noi abbiamo presentato la richiesta di accesso agli atti e il consiglio previsionale 740 e il consigliere comunale, ci ha risposto che non c'è il regolamento. E quindi, non c'è, ma in realtà il regolamento in questo caso non c'è bisogno, perché c'è una legge nazionale e quindi non c'entra assolutamente nulla, anzi. Consiglio comunale di Caserta sentava il trappo di proprio dietro dovesse sentire, perché se ha autodenunciato ha detto noi non applichiamo questa legge, deve essere applicata assolutamente, deve essere obbligatorio, il consiglio comunale non deve rendere nessun regolamento, va applicato appunto e basta. Roberto, anche qua, cioè Roberto mi passa appunto la risposta che ci hanno dato, il quale appunto dice che non c'è il regolamento. Ma ripeto, una legge nazionale la quale non ha bisogno di nessun regolamento da parte del Consiglio Comunale. Roberto, ci senti? Sì, perfettamente Luca, stavo anche ascoltando quello che dicevi.
Ok, e questa è la situazione che c'è a Caserta. Comunque, come ho ricordato anche prima, non è che ci muoveremo solo a Caserta, faremo una petizione per istituire anagrafe pubblica degli eletti anche negli altri comuni. Cosa faremo a Caserta oltre all'anagrafe pubblica degli eletti? Stiamo preparando un quesito referendario da sottoporre ai cittadini casertani, anzi tre quesiti referendari. Oltre a due tematiche puramente radicali, come quella della somministrazione della marijuana terapeutica nell'ospedale di Caserta, faremo pure quello delle coppie di fatto, e quindi sull'istituzione del registro delle coppie di fatto. E poi un terzo quesito tipicamente casertano, dove ci stiamo lavorando perché la situazione è un po' complessa. Noi vorremmo sottoporre i casertani a un quesito referendario sulle cave. Infatti, fra il comune di Maddalone e il comune di Caserta esiste la Cementir. La Cementir sta provando ad ampliare, e quindi, cioè, oltre a rovinare la montagna dei Monti di Fatini tra Maddalone e Caserta, vuole lavorare anche l'altro versante, e che quindi abbraccia il comune di Caserta. Noi vorremmo porre un quesito referendario per far sì che ciò non avvenga. Si è rotta la sedia. Succede anche questo. Vedi che i radicali con le poltrone hanno poca confidenza. Sarà questo il Sì, problema. assolutamente. Quindi siamo seduti su sedie scomode Sempre provvisorio sono, e pronte. Questo è un quesito che porremo qui nel comune di Caserta. Anche noi qua a Caserta provvederemo a passare il Ferragosto in carcere. Sono in programma due visite. Una il 13 venerdì a carcere femminile Santa Maria Capovetere, l'altra speriamo di organizzarla all'OPG di Aversa. Perfetto, mi sembra un ottimo programma. Ricordiamo che quella del Ferragosto in carcere è una iniziativa che riguarda l'intero territorio nazionale, e TV Radicale la seguirà nel pomeriggio del 15 agosto, quindi l'intero giorno di Ferragosto. TV Radicale, a partire dalle 15, farà collegamenti con tutta Italia proprio per vedere quello che è la situazione delle carceri, la situazione che i vari compagni con i vari esponenti politici, ricordiamo che sono più di 100 tra parlamentari e consiglieri quelli che hanno aderito a questa iniziativa, quindi saranno un centinaio di carceri nelle quali entreranno deputati, consiglieri con militanti radicali per verificare lo stato dell'arte. Bene, volevo, se c'è Luigi Mazzotta. Ciao Luigi, intanto saluto la giornalista. Volevo chiederti, Luigi, le iniziative invece dell'Associazione per la Grande Napoli, di cui tu sei il co-segretario, no? Ricordiamo che l'altro co-segretario è Geni Romano, Gennaro Romano. Quali sono le prossime iniziative in cantiere per quanto riguarda l'Associazione per la Grande Napoli? Si tratta forse di un momento di rilancio, no? Dopo la pausa estiva. Un'idea me la sono, diciamo, fatta e dopo questa approvazione che c'è stata all'unanimità alla regione. Questo consigliere regionale, appunto del Partito Democratico, ha fatto sua questa iniziativa che noi avevamo già proposto a Napoli, appunto. E già da una legislatura lui aveva proposto, diciamo, di fare questa anagrafe degli eletti. Quindi il fatto che sia passata in modo proprio unanime, no? Da parte di tutti, significa che a questo punto noi il lavoro che dovremmo svolgere sarebbe quello di poter incidere sulla modifica dello statuto della Regione Campania. E quindi rendere poi, cioè creare una situazione, diciamo, uninominale e fare in modo che già dalle prossime elezioni si possa andare a votare con due partiti e non, diciamo, 40 partiti che rappresentano la partitocrazia. Quindi io credo che già da settembre noi dovremmo uscire con i banchetti, sicuramente per dare forza e visibilità alla città, che in effetti poi ci vedono quando siamo presenti per le strade.
raccogliere film per un sistema uninominale alla regione e sicuramente poi stare in contatto con Caputo e vedere di, insomma, incidere su questa iniziativa dal punto di vista anche di riforma elettorale. Perché se non si arriva a una riforma elettorale dove ci siano due partiti e non 40 partiti, sicuramente le cose non potranno mai cambiare. Certo, diciamo che questa è stata una grande svolta dal punto di vista della trasparenza, della legalità, che mette in condizione i cittadini di poter essere parte integrante della vita politica e sociale. E quindi, insomma, avere anche la possibilità di venire a conoscenza del proprio candidato, delle proprietà immobiliari, spese, dei viaggi, della presenza alla regione, di ciò che si dice alla regione, di quello di cui si discute. Quindi è uno strumento sicuramente che rappresenta una grossa garanzia da parte dei cittadini per avere un contatto diretto con il rappresentante del Consiglio Comunale. E quindi questo è quello che io penso. Poi, logicamente, insomma, sarà tutto da verificare, poi, insomma, dopo le ferie, ora vediamo di fare qualcosa, insomma, su carcere. Io in effetti non sono a conoscenza di consiglieri regionali. Ecco, voi il 15 sarete in visita a Poggioreale, giusto Luigi? Ho letto che c'è la presenza di due rappresentanti, uno dell'Italia dei Valori, un altro del Popolo della Libertà. E poi non so altro riguardo questa cosa. Una cosa è certa è che io, nella giornata di Ferragosto, un gruppetto di persone, insomma, dell'associazione, posso radunarle per fare almeno, insomma, una cartellonata come presenza radicale, oppure a carattere di Poggio Reale. Una presenza, diciamo, saremo soli, chiaramente, ma è normale che qualcosa. Ecco, se puoi alzare un po' il tono della voce, Luigi, perché non riesco a sentirti bene. Ecco, bene, se ci puoi presentare anche gli altri compagni che sono lì in sede. Sì, allora, abbiamo un compagno della Filippo.